Corpo scultoreo, è bella e lei dice che vorrebbe che dicessero nella sua fantomatica biografia, perché è giovanissima, che è un'attrice che ha dato calore, animo e passione a tutti i suoi personaggi e lei sprizza amore, animo, passione e bellezza proprio solamente al nome e il cognome. E con noi Sabrina Ferilli! Bye.
ragazzi ci dovete lasciare sole. No! Però devo dire che la canzone ci è venuta meglio girando intorno a loro. Credo proprio di sì, sì, sì. So proprio bei ragazzi. Va bene, a più tardi. Come si dice a Roma, non scollano? Non scollano, no, no, ma te t'ascoltano, vedi, sì. Sono partiti come allora, soldatini. È praticamente la prima volta che io incontro Sabrina a tu per tu. Un'altra sì. volta ci siamo viste in occasione di una promozione, ma vi devo dire che è una ragazza di una simpatia unica. Non solo è molto bella, ma lei non se la tira, sai perché mi piace? Perché le donne belle che se la tirano non piacciono stancano. Le altre donne, stancano. E tu sei proprio fortissima. Allora, grazie. Adesso, perché come sei bella stasera? No, sei proprio bella. Tu adesso c'è un appuntamento a giugno. C'è un appuntamento a giugno. Sì, ho capito, ma se lei non se lo ricorda la possiamo anche saltare. Come no? Mamma, avevi detto che mi facevi qualche domandina prima, io ero pronta no, allora, a rispondere alle tue domande. L'appuntamento di giugno? Sì. Ma è possibile che non te lo ricordi con chi è? No, io so che qui sono venuta e che ti ho chiesto una cosa e che non mi puoi quella, dire va bene, no per... e me la devi fare. Ma no, mi dovete spiegare perché sta ragazza vuole che io le canti, va ti prego va da lei che si intitola sì. E salutala per ti me. Ti prego. Ma perché? Un pochetto! Scusa, ma allora, via qua. Un pochetto! Un pochetto, vabbè, io te la canto un pochetto, però un pochetto. Tu inserisciti. Ci perché, provo. Ma te sei felice in amore, che te frega di dire a una ragazza, oh pardon scusate parlo troppo romano ma male poi, a dire a una ragazza vai al tuo uomo, vai con lei così è meglio per tutte e due. Beh, perché nella vita succede, ecco, succede e succede sì. Anche spesso, quindi veramente la diciamo mano che... quale donna non ha avuto questo problema. E allora questa è una canzone per me straordinaria, tua, quando la canti in un modo speciale, quindi forse ti toccava veramente tanto. Allora, dedicata a Sabrina Salerno. Sabrina Perilli? Sì, oh, scusa. No, Salerno perché canta, magari. No. Io non canto no, come no, lei. No, Sabrina Perilli, perdonami. No, è che mi sconvolge questa richiesta. Comunque, facciamo questa canzone, sì, dai. Vabbè. Un pochino. Sì, un pochino, vai. Musica. Grazie. Non dir bugie, non inventare più. Io so già tutto, tutto di lei, tutto di lei e te. Credi davvero che sia un mistero quello che un uomo fa? Va, ti prego va. C'è chi perde e stasera ho perso te. Ma spero solo che nel tempo, chissà dove e chissà quando, tu pensi a me. Ma ti prego vada lei, non farla più aspettare e salutala per me. Oh,
felicissima. Tu non sai quanto questa canzone è bella, Raffaella. Grazie. Tu non sai quanto è bella questa canzone. Ma Sabrina è veramente una continua sorpresa. Grazie. Io ti faccio tutti i miei più grandi auguri per la tua vita privata, per il tuo lavoro, per tutto, perché sei una ragazza fantastica. Ecco perché ti vogliono tanto bene. Prima non lo sapevo. Va bene? Grazie. Adesso ti saluto. Posso darti un bacetto? Come no? Grazie tanto. Grazie. Grazie. Sabrina Ferilli! Grazie. C'è una cosa, adesso una cosa in sospeso. Ascolti. No, ma mi fa piacere perché noi dal 24 che proviamo stasera non è riuscito niente, però voglio dire, va bene. No, le parole non le proviamo. Ascoltami. Sì. Tu hai un appuntamento a giugno e 20. Oddio. Hai un appuntamento a giugno, ci vai o non ci vai? Ma a giugno c'è il mio compleanno. Oltre a quello. Ma sai con chi c'è l'appuntamento? No. Ma come non lo sai? Se non lo sai lo saprà Flavio. Con la cicogna. No, no, con la cicogna. Per mettere in cantiere. Oh, questo l'ho letto, Non è vero. Hai detto... Ma sono io? No, perché prima già mi hai confuso con la Salerno. Non vorrei che Sabrina Ferilli, io... Sabrina Ferilli ha detto a un giornale, ha detto... Io adesso ho molto da lavorare, ma a giugno... Avrò un appuntamento con la cicogna. Esatto, sì. E beh, ma io e la cicogna, sì. Al giardino zoologico. Vabbè, pensaci a te. Ciao! Grazie. Auguri! Grazie. Ciao.